Buongiorno a tutti, qua Callisto e bentrovati. Questo video doveva essere con Sekai anche Pippo, ma hanno anche loro impegni, quindi lo faccio da solo, ma tanto non c'è nulla di più da dire. Anime Inside, come forse lo faranno altri canali, andrà in vacanza. Ma in vacanza, ma non perché non abbiamo materiale, perché invece dobbiamo finire dei progetti e ne approfittiamo. Non lasciamo il canale lì tipo a marcire, o non è che andiamo a mezzo chiuderlo perché c'è gente che ha una copia di Kingdom Hearts 3 e quindi con quello dice: "Oddio, i miei progetti vanno a farsi benedire". No, lo facciamo solo per finire dei progetti che abbiamo iniziato, dei materiali che abbiamo già raccolto per fare della roba, quindi noi li finiremo e li porteremo sul canale. Ma a parte questo, e a parte quella teatrino, perché c'è una cosa che ho visto ieri e non potevo esimermi nel citarla. Ma a parte questo, allora, non vi lasciamo senza video in queste settimane. Diciamo sono quella di Natale e quella di 3 settimane. Non vi lasciamo senza video, come ho detto, ci saranno dei video che sono sì di gameplay sui Power Ranger, ma sono dei tributi e si noterà. Poi se quelli finiranno prima del tempo, ci sarà anche una mezza favola riportata tipo come ho fatto con Final Fantasy XV, quindi questo più o meno è quello che ci sarà nel canale. Ve lo dico prima, così se non potete dire che non vi avevo detto che cosa c'era, che solo gameplay, non si parla di anime in questo periodo. Anche perché il film di Dragon Ball Super me lo sono procurato finalmente. Sì, me lo volevo vedere al cinema, ma sapendo già la premessa che lo doppia la Merak, cioè la Mediaset, ho detto no. E piuttosto che vedermi una prima visione al cinema con la Merak in sottofondo, me lo vedo giappo, sottotitolato, e niente, poi come esce qui me lo andrò a vedere con una tristezza nel cuore, ma è una cosa che ormai lo dico da s'estate, quindi vabbè, scusate la mia andare via fuori argomento, ma comunque, tornando a noi, quindi detto questo, io vi auguro buone feste, buon Natale, buon anno nuovo e ci vediamo dal 7 gennaio in poi con nuovi contenuti, nuovi video e tanta altra roba che abbiamo in mente. Alla prossima!